Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Nell'ultimo video ho analizzato il calibro della Seagull ST-19, un movimento che discende dal famosissimo e prestigioso Venus 175. In questo video, che vi invito a vedere se non l'avete ancora fatto, stroncavo questo movimento perché non è assolutamente un movimento valido, nel senso che non è affidabile. In tanti di voi mi avete criticato dicendo che non si poteva assolutamente criticare o stroncare un calibro senza averlo posseduto. Allora vorrei oggi parlare di questo argomento per dirvi che sono anche d'accordo sul fatto che bisogna avere, conoscere, prima di stroncare, bisogna assolutamente avere avuto un'esperienza diretta con un dato orologio. Ecco, l'esempio che faccio sempre è quello del mio Seiko 6139 che possiedo da circa un annetto e mezzo. Questo è un orologio che ho sempre conosciuto, ma non mi ha mai convinto. Aveva delle linee che non mi convincevano, un bracciale troppo stretto, una delle linee molto squadrate. E lo comprai proprio perché, come sapete, ha una storia, potrebbe essere, anche se io ne dubito, il primo cronografo automatico portato sul mercato. Sicuramente è il primo cronografo con innesto verticale e altre peculiarità legate proprio a Pog, per cui decisi di acquistarlo per questo motivo. Ecco, l'orologio mi ha stupito perché insieme al mio IWC, il Pilot Doppelchronograph, è l'orologio che utilizzo di più e non me lo sarei mai aspettato. Questo proprio per testimoniare il fatto che non ci si può basare dalle fotografie, non ci si può basare dai video per poter dare un giudizio oggettivo. Ma la mia stroncatura del calibro ST-19 non è relativa al calibro stesso, che ha ottime origini, anzi origini molto nobili, ma è relativo al fatto che il calibro non sia affidabile. Allora, anche se io lo comprassi e con me per quella settimana che lo posso utilizzare, perché naturalmente non è che io posso mettermi un orologio come quello perché per un lungo periodo, perché insomma non è che sia particolarmente così affascinato da questo orologio. Io lo posso utilizzare una settimana. Se in quella settimana lì funziona, che cosa ho dimostrato? Nulla. Ma se in quella settimana lì anche non funzionasse, comunque non avrei dimostrato nulla, perché comunque sarebbe stato un segnale che si sarebbe andato ad aggiungere con quello della rete. Ma siccome la rete parla e ci sono innumerevoli casi in cui dicono che l'orologio non solo non è affidabile, ma anche le motivazioni, nel senso che questo calibro è intanto non si predispone per essere assemblato in maniera massiva come automatica, come viene montato. Di questo calibro ne vengono fatte migliaia al giorno, per cui deve essere buttato dentro un sistema automatizzato. L'innesto orizzontale, perché di innesto orizzontale si parla, visto che è un orologio, un calibro che è antecedente al 69 e il primo innesto verticale non era ancora stato, che è questo, non era ancora stato inventato. E l'innesto orizzontale, che è di molto superiore rispetto al verticale da un punto di vista dell'orologeria tradizionale, è un calibro che non si confà ad una produzione di massa. Perché? Perché ha bisogno di regolazioni. Gli ingranaggi non devono essere troppo serrati, ma non devono essere neanche troppo laschi. Devono essere almeno sullo stesso piano, e in questo caso qui non c'è neanche questa garanzia. Spesso si trovano calibri che sono addirittura disassati, ma in rete c'è una documentazione ricchissima di movimenti che sono stati aperti, e dentro ci trovano di tutto: ditate, ci trovano dentro oli
cioè normalmente l'olio utilizzato è di scarsissimo livello, ci trovano dentro dei pezzi che non c'entrano nulla, perché lì chiaramente è tutto automatizzato. E per cui le regolazioni che vengono date sono assolutamente insufficienti. Ora, tanti di voi mi hanno detto, ma si potrebbe smontare e portare da un orologiaio. Sì, ma quando lo smontate, lo fate pulire e lo fate riassemblare come sarebbe dovuto essere stato assemblato un calibro del genere, poi ci cambiate l'olio e l'orologio non funziona, perché la molla a quel punto lì è troppo forte, non, la regolazione non basta per riuscire. Per cui assolutamente questi sono calibri che sono assolutamente da evitare. Sono 200-300 euro che sono buttati via. Allora, in tanti anche mi avete fatto una critica dicendo che io contrappongo il calibro l'ST19 all'ETA 7750. Io non ho capito bene dove se l'ho fatto, ma può anche essere che mi sia spiegato male. Io ho fatto un paragone tra i due calibri da un punto di vista storico, dicendo che addirittura l'ETA 175, dal quale deriva l'ST19, il Seagull è più prestigioso di quello a cui deriva l'ETA 7750, ovvero l'ETA 188, che aveva smistamento a camme ed era comunque sia un calibro più economico. Ma al di là di quello, poi i paragoni finiscono lì. Oggigiorno altri mi chiedono: ma quali potrebbero essere le alternative? Allora, signori, questo canale si occupa di orologeria tradizionale e per cui meccanica. Da un punto di vista del quarzo ci saranno sicuramente, ma io non ne voglio parlare. Per quanto mi riguarda, l'alternativa è quella di, se volete veramente spendere bene i vostri soldi, di aspettare fino a che non avete la cifra da poter spendere, che si aggira intorno ai 1500 euro, lo so, di listina addirittura 2000, poi 1500 euro sono la cifra, lo street price, per cui molto di più, quasi 10 volte di più rispetto a quello che costa un calibro, un Seagull 1963. Io questo lo capisco benissimo, ma dovete anche considerare il tempo in cui lo compra, cioè lo utilizzate. Se prendete per dire il mio IWC, che Doppel Chronograph, che io utilizzo tantissimo, va diviso poi per il numero dei giorni che una persona lo utilizza. Se spendete 300 euro ma lo usate un paio di mesi e poi è da buttare via, cioè capite che c'è da fare anche questo ragionamento. Ma in più avete al polso un orologio sul quale potete fare affidamento, in più avete l'aftermarket, avete la garanzia di 2 anni, avete un posto dove lo potete portare se succede qualcosa di dispiacevole. Ecco, perché tutti gli orologi meccanici poi alla fine si possono anche rompere. Questo è una cosa assolutamente da tenere in considerazione. Ma chi compra un orologio, un ETA 7750, ce ne sono alcuni che io consiglio. Per esempio, poi farò magari, quando ne avrò voglia, un video magari con i migliori cronografi di in commercio, non so se ne avrò voglia, perché non è tanto lo scopo mio di questo canale, perché io preferisco dare gli strumenti e partire dal calibro. Cioè, quando io vi dico questi sono i calibri e le motivazioni per le quali scegliere un calibro e dare una gerarchia dei vari calibri, a quel punto lì poi dopo scegliete l'orologio che volete voi. Questo è lo scopo di questo canale, cioè dare gli strumenti, arricchire, dare conoscenza, chiaramente in funzione di quello che sono le mie possibilità, ma anche quelle che sono le possibilità delle persone che mi stanno dietro. Avete visto la collaborazione che ho fatto con Marco e con altri e tanti altri esperti con il quale condivido idee, con il quale parlo continuatamente. Per cui l'idea è quella di crescere da un punto di vista proprio delle conoscenze e anche trasmetterle, divulgarle più che posso. Detto questo, nell'entry level si parte dall'Hamilton Intramatic. Mi sembra che si chiami, che è un cronografo, si chiama Hamilton Intramatic Chrono.
Questo è un calibro che ha il 7750, si chiama H31 e ha oltretutto 60 ore di riserva di carica. È un orologio che viene a 2000 euro, poi credo che quando si arriva lì lo street price sia intorno ai 1500 euro. Un'altra alternativa potrebbe essere il Tissot Heritage 1973, quello ha un ETA 7753. E è più, diciamo, più standard. Anche quello costa quanto l'Hamilton. Dopodiché, ognuno di voi sceglierà quello a cui gli piace, che gli piace di più. A me, per esempio, mi piace molto questo Tissot Heritage. Dopodiché, su una fascia ancora più alta, che costa un pochino di più, però avete qualcosa di più effettivamente, c'è il Longines Big Eye. Ecco, quello viene di listino 2570. Per cui poi non so quanto si arriverà come street price, ma lì avete un qualcosa, avete una ruota a colonna. È sempre un 7750 con ruota a colonna molto lavorato, anche con insomma una ruota a colonna anche blu, insomma con un certo anche un certo piacere soltanto il fatto di vederlo. Secondo me vale la pena, però giustamente dovete vedere un po' come siete posizionati anche con il budget. Ecco, per darvi l'ultimo consiglio, il Fortis Cosmonauts Chronograph, che viene di listino 3170, e poi non lo so quant'è lo street price, però questi sono almeno un ventaglio, ecco, di possibilità che do, che naturalmente vengono molto di più di quello che è il Seagull. Io questo non lo metto in dubbio, però se comprate un orologio di questi, avete un pezzo, veramente un pezzo sul quale fare affidamento, un bel pezzo di meccanica, oltretutto. Lasciamo perdere che possa essere anche che possa avere anche lo smistamento a camme e leve. Sicuramente che ci sono anche calibri superiori, naturalmente, questo non ci sono dubbi, ma sicuramente parliamo di un calibro assolutamente di valore che vi possa accompagnare per tutta la vita. Ora, se lo dividete per i giorni della vostra vita, credo che siano soldi molto ma molto messi meglio, e assolutamente un calibro, un cronografo di cui andare fieri. Ecco, io spero di essere stato più chiaro su questo punto, e ci vediamo per il prossimo video, che credo parlerò del calibro il Primero. Ecco, in una prima fase parlerò dei calibri più famosi e che sono ancora in commercio. Dopodiché parlerò dei calibri meno famosi, poi di quelli che non sono purtroppo più in commercio. Un'ultima cosa, l'ho già detta tantissime volte, bisognerebbe che Seiko rifacesse questo 6139. Non so oggi che costo arriverebbe questo calibro, ma sarebbe assolutamente qualcosa che il mercato vorrebbe. Un orologio come questo che si posizionasse intorno a dagli 800 ai 1000 euro, secondo me avrebbe una grossa, un grosso grosso mercato. Non so se questo sia possibile. Al momento la Seiko ha dei cronografi che non sono assolutamente, a parte che costano molto di più, ma poi assolutamente, cioè sono dei modulari con la base un 6R15, assolutamente non di livello di Seiko, e non da prendere in considerazione in questo momento. Ecco, con la speranza che Seiko si decida finalmente a rimettere in produzione il 6139, proprio il movimento 6139, con ruota a colonna e con innesto verticale, sarebbe una cosa veramente auspicabile. Noi lo speriamo. Per il momento io vi saluto. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like come sempre, e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.